Ciao amici da Frank Bianconero, ancora la situazione De Ligt, De Ligt che si sta delineando, De Ligt verso il Bayern Monaco. Sembrerebbe che addirittura Salihamidžić e Cherubini si siano già incontrati, dove il Bayern non arriverà alla cifra che vuole la Juve. La Juve credo che continui a chiedere ancora almeno 85 milioni di euro cash, e credo che sia giusto, perché se un giocatore vuole fortemente, cioè se una società vuole fortemente il giocatore, deve uscire un po' di dindini. Mentre Luca Monblano oggi su Juventus diceva che la contropartita che il Bayern dice che gradisce anche la Juve è Gnabry, perciò 50 milioni più Gnabry. Diciamo due cose: Gnabry è un ottimo giocatore, chapeau, sa giocare a destra e a sinistra, chapeau, sa fare gol, chapeau, sa fare gli assist, chapeau, preferisce giocare a destra sempre, chapeau, e qua ne abbiamo a destra. Perciò ora quello che voglio dire io è che intanto il giocatore va in scadenza del 2023, credo che sia un'esagerazione mettere una valutazione dai 40 a 45 milioni per Gnabry, premesso che per me è un giocatore fortissimo. Però è vero che ha giocato un centinaio di partite a sinistra, è vero che ha giocato tantissimo a sinistra, ma le sue cose migliori le ha fatte a destra. Se andiamo a parlare con Gnabry, non io, quelli che possono avvicinare Gnabry, dice che preferisce giocare a destra. Allora, premettendo che oggi arriverà Di Maria, Di Maria sa giocare anche a sinistra? Sì. Preferisce giocare a destra? Sì. Dovesse in caso arrivare Zaniolo, inizialmente magari prima che diventi una mezzala, lui è più abituato a giocare esterno a destra nel tridente? Sì. Abbiamo ancora Cuadrado, e diciamo Sule che in più dovrebbe rimanere, come hanno detto alcuni in rosa della Juve, è a destra. Ma porca miseria, se io dico, parliamo un po' di, cioè, diciamo qualcosa di logico. Se noi, nonostante le annate brutte a destra, è stata sempre la fascia, la catena di destra, le fasce migliori, dove abbiamo creato sempre qualcosa, soprattutto con Cuadrado, e a sinistra siamo non messi male, malissimo, perché io devo andare a prendere tutti i giocatori che vogliono e piace a loro stare più a destra? Prendiamo giocatori a sinistra che fanno quel ruolo. Allora, da Bayern Monaco io chiederei Sané, che fa l'esterno sinistro, no? Ci butterei Lucas Hernandez, qualcuno che sta a sinistra, che lo faccia di mestiere, che poi lo sappia fare, e con qualità Di Maria senza dubbio, che lo sappia fare Gnabry con qualità senza dubbio, ma prendiamo mestieranti, la squadra logica, giocatori che servono al gioco del calcio, non nomi, siamo contenti soltanto perché si affacciano o si facciano nomi, giocatori funzionali al progetto di gioco. Se mi serve l'ala sinistra, vado a prendere l'ala sinistra, io sto dicendo che secondo me arriverà Kostic, ma è inutile prenderne altri, magari Gnabry lo prendo a 0 a giugno, che andrà via, ma spero di no, ma dovesse andare via Di Maria dopo un anno, come tanti dicono, io mi auguro da tifoso che non va via dopo un anno, hai Gnabry e lo puoi prendere a zero e lo metti a destra, ma intanto devi fare la voce dura di voler almeno 90 milioni cash, oppure il giocatore te lo scegli te, cioè per me Goretzka, centrocampista completo, fai man bassa di centrocampisti da mandar via e prendi Goretzka che sa far tutto. Immaginate un centrocampo Zaccaria, Goretzka, Pogba, e tieni per esempio Locatelli, McKenny e Miretti, faccio nomi a caso, perché magari Rabiot prende tanto di stipendio, ti arriva un'offerta di 15-20 milioni e puoi darlo. Però parliamo di cose secondo me logiche, ci vuole un esterno sinistro che lo faccia, e lo faccia con piacere, che sappia cos'è, perché ha fatto quello e ha fatto sempre quello. Perciò io quello che voglio dire è che credo assolutamente alle notizie, che chi lo fa di mestiere, il giornalista, soprattutto quando è periodo di calciomercato, non uso
dire, e non credo perché dovrei dire non ci credo, per me non ci credo che è Gnabry, perché logicamente non ci sta, non che non è forte, non ci sta da più punti di vista, non lo puoi valutare 40 milioni perché non vuole rinnovare con te, lo vuoi dar via, premesso che sembra un giocatore di altissima qualità, sa saltare l'uomo, sa far gol, sa tirare di sinistro, è capace anche di destro, però io quello che voglio dire è che dobbiamo cominciare a fare la voce grossa come quando noi ci affacciamo alle altre squadre. Perciò io sono per Gnabry, magari sì, ma non prendo Zaniolo. O prendo Gnabry, ma devo uscire Cuadrado. Questo penso io, ci vuole un po' della logica. Non buttiamo tutti a destra, perché a sinistra siamo messi malissimo. Ad oggi è arrivato soltanto Pogba. Sei un attaccante esterno sinistro. Possibilmente anche un terzino forte sinistro. Abbiamo una catena di sinistra che fa piangere. E io prendo tutti 8 giocatori a destra? Io la vedo una cosa non logica, poi la società che rubina arriva bene, faranno ciò che ritengono opportuno e io starò sempre lì sul piedistallo a tifare, ma questo non significa che non potrei dire, non potessi dire che Gnabry per me non serve a quelle cifre, visto che prendi un giocatore l'ala sinistra, l'ala destra soprattutto, scusate, più forte degli ultimi 15 anni e dove Gnabry te lo puoi lavorare per portartelo a giù a zero. Questo è ciò che penso. Semplice, perché qua a volte non dobbiamo parlare se un giocatore è forte, perché non si può discutere Gnabry, ci mancherebbe, si può discutere Gnabry, secondo me no, a qualcuno può non piacere anche, ma non si può discutere la qualità tecnica di Gnabry, però io preferisco ai 3-4 campioni che arriveranno giocatori funzionali a un 4-3-3, a un 4-2-3-1, che il 4-2-3-1 è lo stampo del, soprattutto del Bayern di Flick quando ha giocato Gnabry, questo è un altro discorso, ma ha giocato a destra. Ditemi quello che volete, preferisce giocare a destra. Perciò voi mi direte sotto al video, lasciando l'iscrizione, like, cosa ne pensate. Per me no, perché ci servono giocatori nei ruoli che ci servono. E vado sul sicuro, terzino sinistro e Kostic. Faccio un esempio, un terzino sinistro forte, decente, tanto più di Alessandro e Pellegrini, non ci vuole tanto di più, è Kostic. Non so voi cosa ne pensate, Kostic per dire l'ala sinistra di mestiere, è normale che il mio sogno sarebbe Son da tifoso, però un esterno sinistro che lo sappia fare, che lo fa veramente con piacere, perché il gioco del calcio, per i giocatori amano giocare nel ruolo a cui loro preferiscono e li rendi felice. Poi sono professionisti e professionali, gli puoi chiedere qualsiasi cosa e loro 90 su 100 si mettono sempre a disposizione. Però io prenderei un giocatore più funzionale, un 4-3-3 che sappia stare a sinistra. Penso semplicemente questo, vedremo l'evolversi della situazione. Vi abbraccio tutti, buona serata e stasera arriva il Fideo! Ciao a tutti da Frank Bianconero, fino alla fine! Fatto.